Signore e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti alle 9 di sera su questa bellissima cornice della Ponte di Bassano. Vedete le nostre immagini e noi ci troviamo proprio vicinissimo al Ponte di Bassano, perché da questa sera e senz'altro per molte altre puntate, eccoci qua, avete intanto anche il simbolo alle mie spalle, per molte puntate siamo per così dire in esterna, in una location completamente diversa dallo studio televisivo dal quale eravamo abituati. Infatti vedete già alle mie spalle il simbolo, il salone che ci ospita nella puntata di questo giovedì, il salone di Ilario Baggio, e che tra poco andrò a presentarvi. Intanto vi saluto, vi ringrazio e saluto ovviamente gli amici che ci seguono dal Veneto sul canale 95666, gli amici del Friuli canale 213, Lombardia 96, Emilia Romagna 682, Trentino 115, Piemonte 816, 819, Pesaro e Ancona, zona delle Marche canale 682. E per ovviamente già ricordo per i comitati, le proloco che quant'altro desiderano ovviamente la presenza della nostra trasmissione nella vostra città, potete contattare direttamente il sito di joytv.it e già lì troverete poi tutti joytv.net e lì troverete ovviamente tutti i numeri, i dettagli per contattarci. Bene, in questa nuova particolare location del Salone di Ilario Baggio presento doverosamente subito il padrone di casa, Ilario Baggio. Ciao Ilario! Eccoci! Buonasera a te, grazie! Grazie di averci ospitato qua con noi questa sera, caro Ilario. È un onore, guarda, questo è un regalissimo che avete fatto, perché vedere ogni tanto le immagini del nostro ponte, sì. del mio ponte, bravo. Perché ogni bassanese dice ecco, che guarda, è però, mio il ponte, bravo. Perché lo amiamo tantissimo, sì. E io sono onorato veramente di avervi qua voi come Joy TV e allo stesso tempo di vedere all'interno del mio salone, che poi è bellissimo, questa iniziativa vostra guarda, è bellissima, guarda. Sono emozionato anch'io, perché già lo ero anche prima, infatti, vabbè, mi sono emozionato, è una location particolare, sì, ma ci fa sì. veramente piacere, siamo contenti. Poi guarda, Claudio, il fatto che voi mi avete detto, tu sarai il primo a fare questo, sono emozionatissimo anch'io. Beh, mi fa molto allora, piacere. Poi bello, perché toccheremo tanti punti, sì. del nostro Veneto, di tutto e di più. Bene. Caro Claudio, che bello. Mi fa veramente piacere, grazie. È particolare, va bene. Ottimo. Bene. Allora entriamo subito, io direi, nel vivo. Ma adesso tu devi anche lavorare questa sera. Questa sera divertente bene, perché porteremo due situazioni particolari. Sì. Anzi, presentiamo subito, partiamo alla grande con Ilaria, la nostra truccatrice di questa sera, nonché mia figlia, ciao. Ciao, buona serata. E poi abbiamo Giulia, la nostra modella, eccola qua, ciao. E le facciamo subito accomodare, sì. Perché questa sera parleremo di trucco e poi di un particolare che anche da casa si possono fare, perché è importante ricordare che noi, nella nostra trasmissione, facciamo in modo di ricordare alle persone dei piccoli punti per poter giocare con i capelli o parlare del trucco, sì. Anzi, se mi permetti, prego. Il 23 ottobre, la sì. sera dalle 19.30 alle 22.30 siamo onorati di avere qui in salone il visagista Nico Baggio e Andrea Baggio, naturalmente, sì. Che faremo un corso di autotrucco, e alle persone che parteciperanno a questo corso di autotrucco, vuol dire che faremo a modo che le persone imparino a truccarsi, avranno anche comunque tutto il kit per poter, il kit professionale, per poter imparare bene il trucco. Okay. Quindi il 23 ottobre di mercoledì sera. E poi sicuramente lo ricorderemo anche. Lo ricorderemo. Perfetto. Allora io farei modo di poter fare accomodare allora, loro, così. In impostazione. Perfetto. Prego, Giulia. Eccoci qua. Allora, luci alla ribalta, eccole qua, e buona continuazione Ilaria, poi parleremo con te, Ilaria, vero? Ilaria parte, allora Ilaria prosegue, lei prosegue. Ho capito, buon sangue non mente. Guarda.
Bravissima, la Ilaria o Iaia è stupenda. Va bene, bene. Io vi abbandono e vi per lascio. Per il momento, ma tu rimani qui, ovviamente essendo i padroni di casa non ci puoi abbandonare, bene, e con te torneremo a parlare dopo. Allora, presento già subito intanto il primo degli ospiti di questa sera, l'abbiamo trovato, conosciuto piacevolmente nella puntata di giovedì scorso in una veste particolare, era da ciclista insieme con un altro amico Andy, e ci aveva parlato, vi ricordate, del criterio, ne parleremo ancora poi tra poco. Invece questa sera lo presento proprio come presidente mandamentale Confcommercio di Bassano del Grappa, e parleremo ovviamente di Bassano dal punto di vista turistico, l'amico Luca Maria Kenneth, eccolo qua con noi. Ciao Luca, buonasera, grazie. Buonasera, buonasera. Dai Ilario, grazie per l'ospitalità. Mi sovviene di dirti benvenuto in casa, cioè nel senso casa come Bassano. Devo essere sincero, è il caso di dirlo, questa è casa nostra e cerchiamo di fargli onore. Bene, prego allora Luca, grazie. Eccoci qua, ne parleremo tra poco. Intanto un primo momento musicale, questa sera nella città di Bassano aspettiamo anche un gruppo di canti popolari che già c'erano venuti a trovare nella loro formazione completa a Padova prima della pausa estiva, mesi di luglio, vero? Ma giugno-luglio, insomma, prima della pausa estiva, li troviamo questa sera, tra virgolette, in formazione ridotta, ma ciò non toglie che comunque siano bravi lo stesso. Allora li accogliamo con un applauso, gli amici degli Storicanti, eccoli qua che arrivano, eccoli qua, Anita, ciao Anita, buona serata, Silvano, ecco qua, Gianni, prego, eccoci qua. Allora, intanto benvenuti con noi, allora abbiamo il microfono, abbiamo, eccoci qua, avviciniamoci qua, centro salone, eccoci, perfetto, beh, intanto bravo Paolo, grazie che vediamo il ponte di Bassano. Allora, intanto benvenuti con noi, Anita, tutto bene? Grazie. Tutto bene, tutto a posto? Sì, bene. Oh, eccoci qua. Allora, questa sera si gioca in casa, Siamo anche vestiti elegantemente questa sera. Proprio per le grandi occasioni. Ecco. Bene, allora, intanto grazie di essere qua insieme con noi, sebbene in formazione ridotta, ma ci siamo ben volentieri lo stesso. Allora, qual è il brano della tradizione popolare che ci fate ascoltare, Anita? Beh, allora, noi vorremmo cominciare un po' da lontano, e vorremmo cominciare da Venezia. Marietta monta in gondola. Bene, eccola qua. Allora, signori, gli amici degli Storicanti con la Marietta, eccola qua. Marietta monta in gondola che mi te porto lido. Se massa un impostor e cosa mi dis tu coccola laso in te quel boschetto te me gascro ca un basetto pos mi segarme il cor e ti te me disi no ma mi so che te batte il cor e ti che ta anche lui lo sa che a Venezia l'amor se fa in gondoletta. Dico nonno che vegno no costo a far del sì e del no, moglie un punto, costo a far del sì e del no, moglie un punto a tutti do. Ma guarda che spettacolo, la luna se d'argento. E tu far del sentimento, cosa te vol mi so. E sora le tonde cupole, voi alle corom belle. Mi son te che pur le stelle, ma non mi fido no. E ti che me disi no. Ma mi so che te batte il cuore, ti che ta. Anche lui lo sa, che a Venezia l'amor se fa in gondoletta. Dico nonno che vegno no. Costo a far del sì e del no. Moglie un punto. Costo a far del sì e del no, moglie un punto a tutti do. Va ben, finimoia, mi ciappo un'altra strada. Te fanno ballosada, non so se te conviene. Mi cercherò felicità per farti un bel dispetto. Dimmi no che non permetto, perché te voglio ben. E ti che ti te me dici sì,
anche a me si mi batte il cuore, tiche tiche ta, anche lui lo sa, che a Venezia l'amor si fa in gondoletta, in gondoletta, in gondoletta della Lombardia. Grazie, grazie allora agli amici degli Storicanti, grazie, grazie Paolo, intanto saluto ovviamente la regia di Paolo Lessio, il coordinamento di Marinella Musicante e Alessandro ovviamente con il nostro Alessandro Carraro con le telecamere. Eccoci qua allora insieme con Luca, grazie intanto Luca di essere qua insieme con noi. Grazie a voi. Oh, ne abbiamo fatta di strada. Nel vero senso della parola. Nel vero senso della parola. Allora, con la bici giovedì scorso in una veste tutta particolare, essendo il presidente del Criterium, vero? Sì, è un gruppo autoformatosi, mm-hmm, che si chiama Ciclisti Storici Bassanesi, sì, che ha iniziato una cosa per scherzo, come dicevo nell'edizione scorsa, e è nato qualcosa di interessante, di serio. Bene. Che sta portando anche del turismo a Bassano. Ecco, ne parleremo un attimo tra poco, perché ecco, a proposito del Criterium, so che proprio domenica scorsa eri a fare una gara nel Montello. Sì, la cosa interessante è stata che siamo stati a fare questa gara che ha ripercorso le strade dove Ottavio Bottecchia, altro nome illustre del ciclismo, nel 1910 circa, mm-hmm, faceva il boscaiolo. Ed era un personaggio incredibile perché lui andava su e giù per le colline e per i boschi con la bicicletta di allora. E ieri abbiamo ripercorso parte di quelle strade, è stata una cosa decisamente interessante perché si viveva un'aria un po' particolare, quindi è stata una domenica diversa dal solito. Bene, 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 bene. E dalla domenica scorsa allora invece alla puntata di questa sera, adesso invece in una veste completamente nuova, essendo anche qui nel salone di Ilario Baggio, in quella di Bassano da Grappa, con il Ponte degli Alpini proprio dietro di noi, questa sera come presidente mandamentale della Confcommercio di Bassano da Grappa. Eccolo qua, il ponte, giustamente, soprattutto voi bassanesi, che dite, è il nostro ponte. Allora, il nostro ponte. Com'è la Bassano turistica? La Bassano turistica è una Bassano che offre tantissime opportunità. Mm. Stiamo cercando di valorizzarle ulteriormente. Sta partendo un bellissimo progetto per la riqualificazione del centro storico, che in questo momento ha delle necessità particolari perché, come tutte le cose, hanno bisogno di manutenzione. Quando noi compriamo un'automobile non è possibile che partiamo dal primo fino ai 200.000 km senza mai metterci le mani, e quindi abbiamo bisogno di metterci le mani. Quindi un po' di manutenzione d'immagine va fatta, un po' di manutenzione quello che può essere tutta la ricezione turistica che abbiamo di quest'area, e stiamo cercando di curare delle cose, l'amministrazione ci sta dando un grande aiuto, anzi assieme abbiamo fatto un bellissimo progetto proprio per la riqualificazione del centro storico, che a breve, fra l'altro posso già anticiparlo, nel corso della settimana prossima avrà il primo meeting con una delegazione della Confcommercio di Roma, che ha una realtà all'interno che parla di urbanistica. C'è uno staff dedicato che ha preso già in mano altre situazioni in Italia, e qui abbiamo la possibilità invece di metterci proprio in gioco tutta la città. Ho capito. La cosa bella è, scusami poi il termine, prego, no, ci mancherebbe, che il tutto viene fatto con uno staff che arriva sì da Roma, ma che però ha chiesto di avere l'appoggio da parte di realtà locali in termini di giovani, perché in questo momento ci siamo resi conto che loro rischiavano di lasciarci qualche cosa che poi non rimaneva nel territorio. Facendo questo, rimane un know-how nel territorio, facendo lavorare magari dei neolaureati, dei neosociologi, dei neoingegneri o comunque chi si occupa anche di economia, soprattutto turistica, e quindi riuscirà ad avere un certo tipo di humus sul quale poi seminare tutto quello che ci arriva. Ok. E come presidente mandamentale della Confcommercio, ecco, parlando sempre di Bassano turistica, a tuo parere Luca, qual è un pregio della città di Bassano nell'ospitare il turista che arriva da fuori, e poi anche ovviamente magari un euro, perché no, si sa che non è mai tutto oro quello che luccica, c'è sempre, infatti tu già ne parlavi poc'anzi, che insomma qualcosa che non va, ecco, intanto un bel pregio di Bassano nell'ospitare il turista che arriva da fuori. Allora, beh, l'offerta che in questo momento riusciamo a offrire, scusate il gioco di parole, è un'offerta abbastanza articolata, riusciamo a metterci dal museo, certo, al monumento, ci mettiamo poi dentro le enogastronomie, perché non dimentichiamoci che poi la gente è abituata, quando va in un bel posto, a mangiare, se poi mangia bene lo racconta ancora meglio, perché, certo, respira proprio l'aria del territorio, certo.
e quindi credo che questo qua sia un fatto importante. A livello ricettivo abbiamo delle grandi possibilità, ci stiamo muovendo bene, gli alberghi ci sono, stanno passando un brutto periodo perché in questo momento, fra l'altro, proprio in questi giorni sono arrivate le prime bollette della Tares, cosa che in questo momento, da un punto di vista economico, finanziario, sta portando qualche piccolo problema, non piccolo, purtroppo grande. E se ne stanno rendendo conto e quindi la cosa ci preoccupa un po', però non vorremmo che tutto quello che sono costi poi vanno scaricati sul turista, perché giustamente il turista che viene qui sta bene, ma se spende molto va a casa col ricordo che ha speso molto e non ha il ricordo del bel posto in cui è stato. E dal punto, ecco, invece, diciamo, non è un qualcosa che ti senti di sottolineare e poi portarlo ovviamente all'attenzione, oltre che della tua associazione, anche dei politici della città, di chi governa anche questa città e non solo? Ma io la cosa che sto cercando di predicare, soprattutto con i nostri, e credo che l'autocritica sia costruttiva e deve essere fatta, è quella di riuscire a parlare la lingua del turista che ti viene in negozio. Allora, per gli italiani sappiamo che non c'è un problema, perché il problema non c'è, però se per caso entra un tedesco, un inglese, un francese o uno spagnolo, iniziano le difficoltà. Questo è un grande problema, perché da noi proprio la lingua è una cosa che viene data per secondaria, invece deve essere una cosa primaria, perché quando noi andiamo all'estero e siamo noi costretti ad adattarci alla lingua, lo facciamo senza nessun problema. E ci adattiamo, però sarebbe anche molto bello riuscire ad arrivare e trovare qualcuno che parla la nostra lingua. Se io vado in Germania e trovo un tedesco che parla l'italiano, magari anche male, però almeno lo riesco ad ascoltare, riesco a dialogare con lui meglio, sono contento. Se parlo il tedesco, logicamente mi va benissimo lo stesso, però il fatto di riuscire a parlare l'italiano, credo sia una cosa che porta quel valore aggiunto in più. Bene, grazie. Tornerò dopo con te, perché vorrei un attimino parlare un po' del discorso della viabilità, problemi legati alla viabilità, ok? Ben volentieri. E magari fa un accenno, senza entrare così nello specifico, anche perché comunque non è questa la sede più adatta, ma però magari parlare un attimo anche del tribunale, perché so che, insomma, Bassano sta vivendo una situazione non propriamente felice, d'accordo? Torno dopo a trovarti. Grazie. Intanto, grazie a te. Luca, vorrei richiamare adesso qua insieme con me invece Ilario. Eccoci qua. Ilaria, due parole. Ovviamente adesso sul lavoro di Ilaria. Come sta andando? Prego. Ecco. Allora, cosa possiamo dire di Ilaria? Ilaria, da come vedete, penso che riusciamo a vedere anche un primo piano, farà vedere effettivamente la differenza tra il lato sinistro e il lato destro. Sì. Naturalmente, con il trucco è importante sempre ricordare che il trucco deve essere una sfumatura che possa allungare. Ecco, se lo vedete bene adesso, già il fatto che vedete l'occhio che si è proprio allungato, si è portato in su e ha portato proprio una figura all'arco sopraccigliare completamente diversa. Naturalmente questa è una modella acqua e sapone, una modella che ha un'età dove non abbiamo un calo da parte del viso, che purtroppo è fisiologico ed è normale. Quindi ribadisco quello, che questa sera è un inizio per far capire cosa può cambiare. E il mercoledì 23 faremo proprio questo tipo di lezione di ottobre. Sì. Bravissimo. Vedo che sei preparatissimo. Bravo. Io ti ringrazio, Mattisti. E quindi questo sarà lo studio del viso della persona. Poi dopo lei, Ilaria, vi farà vedere invece una cosa che tutte le donne ormai hanno a casa, la piastra, e quindi un piccolo gesto si può imparare a fare anche a casa, quello che possono fare loro tranquillamente per fare loro a casa, perché ricordiamoci sempre che ogni volta porteremo in trasmissione qualcosa che possa essere fatto a casa, perché effettivamente è simpatico poter, cioè, non andate sempre dal parrucchiere, andate al parrucchiere, anzi, no, si va dal parrucchiere qua con la trasmissione, non ho capito. Della serie, ognuno deve fare il proprio lavoro, tu fai questo, però, giustamente. È giusto, però, qualcosina posso fare. Certo, se uno si... E poi, più avanti, insegneremo anche a Claudio come pettinarsi, va bene, cosa ne dici? Non si è mai imparato abbastanza nella vita, sai, caro mio, va bene. Sei bellissimo, Claudio, lo sanno tutte le donne...
poteva dirlo, lo so. Grazie, grazie. Scrivono. Guarda, ci sono i mail proprio intasati. Ma è così, sono tutte figlie di Collodi. Ah sì, sì, è così, ok. Va bene. Presento adesso un'altra artista, tu tra poco ci metterai le mani, vero? Questa proprio mi è uscita proprio così. Guarda, questa sera veramente mi avete fatto un regalone enorme. Poi perché questa persona che tu presenterai... Certo. È una cara amica molto particolare, ma molto, molto particolare nell'arte, in tutto quello che lei ti spiegherà dopo, no? Non devo anteciparlo io, vero? Certo. Ecco, quindi lascio a te la parola. Bene, allora colgo subito l'occasione di presentare un'altra ospite che è qua con noi questa sera, ed è Eva Di Martino, eccola, ciao Eva! Ciao Eva! Buona serata, ciao Eva, ciao, eccoci qua. Di verde pettinata, ciao Eva. Oh, allora, tanto benvenuta, grazie di essere grazie qua a con voi noi. Per l'opportunità. E so che tu adesso devi lavorare subito, parliamo, dimmi tu. Ci divertiamo, sì, sì, guarda. Ci divertiamo, sì. Siamo in diretta, no? Sì, certo, qua. Allora. Prego. Intanto io parlo con lei, ma tu. Ma parli con lei, tu, io anche sgabellino, guarda. Ma guarda, passa dietro, passa dove vuoi. Oh là là, io ti ringrazio intanto. Eccoci qua, grazie Paolo. Ecco, che stacchi sempre al momento opportuno, giustamente sei il regista e non potresti fare altro. Giustamente stacchi al momento giusto, bene. Oh, allora, presentavo poc'anzi Eva Di Martino, un'artista. Un artista tutto tondo in che senso? Sono un artista che opera in diversi settori, uso la fotografia per esprimermi, però unisco il trucco, unisco il costume, ci sono diversi elementi che vado ad utilizzare per creare i miei personaggi, perché è questo che faccio all'interno della mia arte, creo dei personaggi che vanno a raccontare delle storie, diverse storie che fanno parte della mia vita, cose che magari io non riesco a dire nella vita di tutti i giorni, ma che ho il modo di esprimere. Grazie. Ecco, finché io e te parliamo, poi ovviamente Paolo farà vedere alcuni tuoi lavori, tanto per capirci. Ecco, già comunque la prima domanda che, come si suol dire, nasce proprio spontanea, è la tua ispirazione artistica, da che cosa nasce? Ci sono molte cose che portano ad avere ispirazioni, almeno nel mio caso. Mm-hmm. La musica è un grosso fattore. Allo stato attuale delle cose, una bella canzone può portare alla creazione di un personaggio in particolare, ma anche i semplici colori. Abbiamo la fortuna di avere dei bellissimi colori nel mondo, potete notarlo anche dai capelli. Quindi la cosa importante è riuscire a trovare l'ispirazione da qualsiasi cosa ci circondi, da un'emozione, da una canzone, da un colore, ma anche dalle opere di altri artisti, perché in questo modo è arte che va ad ispirare altra arte, quindi diventa un circolo continuo ed è una cosa che mi piace moltissimo. Da cosa nasce? Penso sia, in realtà nel mio caso posso dire che sia innata, perché sono stata un'artista da sempre, da quando sono nata, sin da quando ero piccola ho sempre disegnato. Ho sempre trovato un modo per, diciamo, buttare fuori, nel vero senso del termine, tutta quest'arte che c'era. A casa cosa dicevano, Eva? Lo sapevano. Siamo di famiglia artisti. Ho capito. Sì, siamo lontani parenti dei Giganti, penso che li conosciate, la band italiana. Certo, anni 60. Giganti, certo. Esattamente. Quindi è all'interno della famiglia. Ho capito. Lo hanno sempre saputo e sono molto fortunata, questo devo dirlo, perché mi hanno sempre dato l'opportunità di esprimermi. Non mi hanno mai bloccato, mi hanno sempre incentivato ad essere chi ero, fin dal principio. E mi sento molto fortunata perché purtroppo in molti altri posti si sa che non è così. E mi dispiace moltissimo che la gente non abbia modo di esprimersi, non abbia modo di poter essere chi si sente di essere. Quindi sì, abbiamo questa grande fortuna in Italia dove l'arte fortunatamente è ancora ben accettata, ben compresa. Quindi, sì. Il tutto lo crei da sola? C'è qualcuno o qualcuna che ti aiuta? Oppure così tutta questa ispirazione nasce da te, te la gestisci, diciamo, da te? Attualmente cerco di fare il più possibile nel processo creativo da sola. Perché comunque è appunto una parte importante della creazione del personaggio stesso. Cerco di fare tutto da sola, quindi il design originale, l'idea originale parte tutto da me, il trucco lo faccio da me, la fotografia, l'editing, tutto quanto, cerco di fare il più possibile da sola.
Ho capito. E hai fatto scuola oppure così nasce così da questa tua passione che dicevi poco fa, una passione innata, ecco, nasce tutto da te oppure hai fatto delle scuole? Ho avuto modo di frequentare l'Istituto Statale d'Arte di Nove, uh-huh. adesso chiamato Liceo d'Arte perché c'è stata la riforma. Certo. Quella è stata una base che è comunque necessaria perché abbiamo molto da imparare da quella che è la storia dell'arte passata. E quindi è stato un grosso aiuto aver potuto studiare i grandi del passato. Il resto invece sono molto fiera di dire che l'ho imparato da sola. Ci è voluto molto tempo, è stato molto faticoso, però decisamente di gran lunga la soddisfazione più grande. Essere in grado di imparare da soli, essere in grado di sperimentare, anche sbagliare. Certo. Però sì, comunque riuscire alla fine. Infatti io ho cominciato nel 2007, quindi... Come vedi è un bel po' di anni ormai che vado avanti, però allo stato attuale mi sento molto realizzata, spero di migliorare sempre di più. Okay. E noi veramente te l'auguriamo, Eva. Prima parlando con Luca si parlava ovviamente di crisi, di soldi eccetera, adesso parlando con te di arte mi sovviene di chiederti se si vive anche con l'arte, soprattutto magari in un periodo in cui le cose non è che siano proprio... che siano proprio tutto rose e viole, insomma, si vive con l'arte? Se dovessi parlare... Intanto c'è un bel sospiro di sollievo anche... sai, poi dipende molto dall'esperienza di ciascuno, certo. Quindi io parlo solo ed esclusivamente per quello che è la mia esperienza, è molto difficile, c'è qualche spiraglio, sì. che si sta muovendo adesso in Bene. Questi ultimi mesi e mi fa piacere, però comunque non è sufficiente. Io spero che ci sia una ripresa in tutti i campi, soprattutto il campo pubblicitario che mi riguarda di prima persona, essendo grafico di base, ma essendo quello che faccio utilizzato soprattutto in pubblicità, e quindi una rinascita in questo momento del commercio, quindi della pubblicità e di tutto, sarebbe un grossissimo aiuto per tutti, per chi stampa e produce, per uh-huh. il prodotto stesso, ma anche per persone come me che secondariamente usufruiscono okay. di questa cosa. È molto difficile, c'è solo da sperare che si vada in meglio, che non ci sia una situazione stagnante. E ce l'auguriamo proprio Speriamo. Tutti. Allora, nel salutarci, momentaneamente, poi Ilaria deve proseguire il suo lavoro, è in corso di svolgimento qui a Bassano, già che si è parlato prima con Luca delle varie manifestazioni, anche a livello turistico di Bassano, sì. è in corso la fotografia a Bassano, della quale tu sei anche partecipe, vero? Sì, è una biennale fotografica sì. organizzata dal Comune di Bassano, in collaborazione con ovviamente molti altri enti, chiamata Bassano Fotografia 2013 in questo caso. Appunto con Paolo, poi vedremo ancora alcune immagini e alcune foto che ti riguardano. Prego, scusa. Nessun problema. È una cosa molto importante perché porta Bassano ad essere la capitale fotografica d'Italia, ma sì. anche, si spera anche d'Europa prossimamente. C'è una possibilità di vedere artisti fuori palazzo, come nel mm-hmm. mio caso, che espongono nei vari negozi del centro. Ed è una cosa molto bella, molto caratteristica. Chiunque entri in un qualsiasi negozio può avere l'opportunità di vedere delle bellissime foto di professionisti e non, come invece c'è modo in diverse locazioni all'interno di Bassano stessa di vedere artisti molto importanti che hanno fatto la storia della fotografia italiana, quindi io vi consiglio vivamente di visitare, trovate le mappe e comunque tutte le informazioni nel sito. E io in questo caso espongo appunto da Ilario, la tematica di quest'anno è stata quella delle libere interpretazioni. Io ho scelto di portare le libere interpretazioni come personaggi provenienti da diverse parti del mondo, quindi sono le libere interpretazioni che io ho fatto di questi personaggi. L'esposizione si chiama Angura, che essa stessa deriva dal giapponese e significa underground. E io spero che vorrete visitarla, spero anche di esserci perché non sono sempre presente, però nei fine settimana cerco di essere sempre presente. Anticipo inoltre che probabilmente a metà di ottobre, non siamo ancora certi della data, faremo anche un face painting, quindi un trucco live okay, bene. Qui da Ilario, quindi al più presto vi terremo informati su questa possibilità. Bene, grazie allora, grazie Eva, in bocca al lupo per tutto. Allora, brava Eva, brava, grazie. Grazie a voi. Ilario, prima della pausa pubblicitaria, intanto vogliamo
pardon, eccoci, vogliamo spendere, come sta andando il lavoro, prego. Ma eccolo qua, guarda, pian pianino stiamo giocando con, sì, il, con i suoi capelli, perché poi essendo questo verde, che è un verde bellissimo, e il giocare e creare con una punta della forbice dei disegni sulla testa è una cosa, è sempre un'arte, che è una pittura un po' particolare, mm-hmm, se vuoi, ecco. E poi da lei è un complementare, cioè proprio bellissimo. Grazie di avermi fatto da modella stasera. Io devo ringraziarvi tanto, stasera sono emozionato. Non dico altro, eh. Grazie, Ilario, bene. Allora, ci fermiamo adesso sempre con queste bellissime immagini del Ponte di Bassano. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e torneremo tra poco nuovamente insieme con voi direttamente dal salone di Ilario Baggio a Bassano da Grappa con Alle 9 di sera. Grazie, a tra poco. Infini di argento vi porta la primavera in casa per tutto l'anno e per un vero pulito ecologico senza sacchetti e senza detersivi, ideale per gli allergici, agli acari e alle polveri. Ed oggi con il kit comodità e sicurezza potete aspirare tutta la vostra casa senza spostare la macchina. Vedetela sul www.claudiopizzato.it o chiamate 800 45 22 92. Dimostrazioni senza impegno a casa vostra. La ditta Claudio Pizzato e figli dal 1961 a vostra disposizione. Vi porterà il risparmio, la praticità e la comodità. Attenzione, ideale per la famiglia di qualsiasi età e a piccole attività commerciali. Qua sotto il Ponte degli Alpini, nuovamente insieme con Alle 9 di sera in questa nostra prima esterna, in questa location, ormai un termine conosciutissimo, insomma, che lo si usa spesso, e ci troviamo nel salone di bellezza, nel salone di Ilario Baggio qui da Bassano da Grappa. Bene, riprendiamo la seconda parte della nostra trasmissione, ancora adesso un momento musicale, con noi un giovane. Questa sera ho il piacere di presentarvi Vincenzo Costa. Ciao Vincenzo! Ciao Vincenzo, benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Come stai? Bene, tutto bene? Tutto bene, da dove arrivi? Io vengo da Bassano del Grappa, qua vicino. Ah, proprio, ok, dunque si gioca in casa anche con te? Ho 22 anni. Canti, sei già giovane di per sé tu, ma sì. Canti da quanti anni? Oddio, canto da 2 anni e mezzo che canto, veramente. Ho sempre avuto la passione per il canto, però... C'è qualche artista che ti piace in modo particolare, oppure... Un po' di tutto. Qualsiasi genere, qualsiasi artista italiano, estero, qualsiasi cosa. Beh, basta che sia musica? Beh, ovvio. Bene. Pur sempre che sia musica, chiaramente. Perché... Certo. Hai partecipato anche a concorsi? Sì, ho fatto Voci 9 Valbrenta ultimamente. Mm-hmm. Che di cui abbiamo visto la finale proprio la scorsa settimana?
No, comunque è un gruppo di musica. Ah, ok. 360 gradi, quindi mi sta dando molte soddisfazioni. Sei contento? Bene, bene, allora. E che questa gioia e contentezza possa veramente proseguire, eh? Ok? Un in bocca al lupo per tutto, allora, Vincenzo, per questa bella passione con la musica. Grazie. Che cosa ci presenti questa sera? Canto una canzone che sarebbe di Paolo Limiti, sì, ma che però ha cantato sia Francesco Renga, Ranieri. Questa sera canto la versione di Ranieri, comunque. Dire, e cioè? La voce del silenzio. La voce bene, signore e signori, Vincenzo Costa. Grazie. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Sai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, ti ho in bocca al lupo per tutto, eh. Grazie. Grazie. Posso ciao, dire Vincenzo, l'ultima cosa? Dimmi, prego. Rock and roll e Midnight Talker. Ok, bene, grazie Vincenzo. Allora, allora. Bravo Vincenzo Costa. Luca, eccoci qua allora, nuovamente hai visto? Caspitina, proprio giovani, eh. Hai bella voce, bravi, 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 complimenti. Allora, riprendiamo un attimo con te il discorso di fotografia a Bassano, ne parlavamo con Eva poc'anzi. Ecco, una manifestazione come quella della fotografia a Bassano, quanto può contare in un discorso turistico? Beh, sicuramente molto. Uh-huh. Io ricordo lo scorso anno, sì, che abbiamo dato appoggio, o forse era l'altro anno, 2011, sì, abbiamo appoggiato la manifestazione come Confcommercio cercando di fare tutta una serie di gemellaggi. Uh-huh. E poi abbiamo fatto su uno sponsor che mi ha chiesto poi comunque di capire e misurare un riscontro qual che poteva esserci stato, e abbiamo fatto una cosa incredibile perché abbiamo sentito i nostri associati che avevano ospitato le mostre. Sì.
e un'osteria della quale non faccio il nome, però il titolare si chiama Tony, mi ha detto, non avrei mai pensato, e ve la dico in dialetto, che per quattro foto avrei venduto ombre in più. Adesso spiegala agli amici che ci ascoltano da Torino, dall'Emilia Romagna. Cioè... Allora, no, la cosa è che questo signore che si chiamava Antonio ha detto che per quattro fotografie esposte nel proprio locale non avrebbe mai immaginato di riuscire a vendere qualche bicchiere di vino in più. Hai visto? Quindi vuol dire che la risposta comunque c'è. Ed è una cosa interessante questa. Bene, allora, un motivo in più per venire a visitare. Sicuramente sì. No, adesso a parte gli scherzi. Certo. Bassano Fotografia è una realtà importante, sta prendendo veramente molto piede. Mm-hmm. Credo che l'interesse soprattutto dei club fotografici e dei fotografi professionisti, prima Eva parlava di fotografi importanti che hanno partecipato, io volevo citare qualche nome perché secondo me ne vale la pena. Abbiamo, a parte Cesare Gerolimetto che gioca in casa e che ha fatto una cosa bellissima, esposta fra l'altro a Rosane e anche a Bassano, però abbiamo Pellegrini che è fotografo ufficiale di Airone e poi abbiamo Iodice che ha esposto delle opere fatte fotografando le opere del Canova con un bianco e nero incredibile da vedere al Museo Civico di Bassano e secondo me ne vale veramente la pena, ve lo consiglio. Bene. Allora, grazie, ecco, era giusto anche per parlare, ecco, una delle tante manifestazioni, visto che eravamo entrati in discorso proprio con Eva di Bassano Fotografia. Ecco, e Bassano Turistica, ne accennavamo prima, quanto conta adesso la viabilità in una città? Ma la viabilità conta sicuramente molto. Noi abbiamo, in termini di viabilità, una necessità che è quella di riuscire a rendere fruibile il centro storico della città. La limitazione del traffico in questo momento è un po' sulla bocca di tutti, c'è chi è d'accordo e chi no. Io vorrei esprimere il mio pensiero, siccome qualche giorno fa su qualche media è uscito qualcosa che non corrispondeva effettivamente proprio alla realtà, nel senso che hanno detto che noi abbiamo cambiato idea. No, noi non l'abbiamo mai cambiata l'idea. La Confcommercio ha un'idea ben precisa, che è quella di lasciare il centro storico limitato al traffico, però prima vogliamo che ci siano tutta una serie di cose che devono essere coordinate, che sono i parcheggi liberi quando c'è in vigore la ZTL, che ci sia una fruibilità maggiore, e non lo dico perché ci vado in bicicletta, ma perché secondo me è il mezzo del futuro, nel senso che sembra un passo all'indietro, ma in realtà è un passo in avanti, la bicicletta è un passo in avanti. Domenica scorsa c'è stato a Bassano Piano per Bassano, organizzato dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Hanno fatto una quindicina di chilometri, c'erano quasi 1000 iscritti. L'obiettivo per l'anno prossimo è quello di 1000 iscritti e hanno dimostrato che Bassano è fruibile in bicicletta. Secondo me è una cosa interessante e molto bella. E il problema della viabilità in periferia di Bassano com'è? Se pensiamo che per andare da Bassano a Padova ci mettiamo un'ora e un quarto, un'ora e venti, c'è? E sono 42 chilometri, 43 chilometri, e quando dobbiamo andare a Trento, nonostante tutta la viabilità della Valsugana sia un problema, ci mettiamo 50 minuti, forse qualcosa meno, e allora facciamo 90 in 50 minuti e 43 in un'ora e 20, vuol dire che qualche problema c'è. La pedemontana risolverà qualche problema, sono sicuro. Porterà anche, a mio avviso, qualche piccolo problema di inquinamento, perché sicuramente diventerà un corridoio importante per chi deve attraversare quest'area, però è anche giusto che sia così, in fin dei conti purtroppo non viaggiamo più con le carrozze, certo, con i cavalli. Certo. Ecco, parlavamo prima, così proprio un accenno, visto che ovviamente non è questa la trasmissione più adatta per parlarne, ma visto che siamo a Bassano, ecco un cenno sul Tribunale. So che la situazione non è poi così tra le più rose, sembra che ci sia un stand-by per un paio d'anni, allora com'è la situazione, Luca? La situazione è preoccupante, stanno accadendo delle cose che non vorremmo, fascicoli portati dai cancellieri appoggiati sulle auto, è di lunedì scorso che si è rotta l'auto dei cancellieri per portare i fascicoli a Vicenza, per cui qualche volontario si è preso i fascicoli. La cosa incredibile è che non vengono esposti i calendario delle udienze fuori dalle aule processuali, e però i fascicoli vengono gestiti senza nessun tipo di tutela per la privacy. Questa qua è una cosa incredibile.
E io ho incontrato, ci siamo incontrati casualmente a Padova, il presidente governatore Luca Zaia, e ne abbiamo parlato proprio sabato mattina. E lui dice: cosa possiamo fare? Cioè, la linea del Piave abbiamo detto che se serve la facciamo, gli abbiamo minacciati di farla, stiamo cercando di muoverci, sono state create delle situazioni in centro da parte degli avvocati, dalle categorie economiche, io per primo, e con tutti i miei colleghi delle altre categorie, per cercare di sensibilizzare questo. Io vorrei che si capisse, e in modo particolare lo devono capire anche i cittadini bassanesi, lottateci assieme agli avvocati, perché perdere il tribunale non è solo una questione degli avvocati, è una questione di noi tutti, perché questa spending review, che in questo momento sta proprio per esserci calata dall'alto, è una spending review che pagheremo noi di prima moneta, e questo è un grande problema. Allora, nel salutarci, ma avremo certamente occasioni in altre settimane, in altre circostanze. Grazie. Per ritrovarci ancora, per averti qua insieme con noi. Allora, terminiamo adesso con una bella nota positiva per Bassano, città turistica. Da te, come presidente mandamentale ovviamente della Confcommercio di Bassano, dai una bella nota positiva di questa città. Anche per invitare tanti amici che magari non sono venuti a vederci, a visitare Bassano, di esserci. Allora, vi cito solo un piccolo esempio che mi è capitato quest'estate. Io quest'estate l'ho passata qui a Bassano per motivi familiari. Ho incontrato per puro caso sul Ponte Vecchio Marco Berri, famoso per le Iene. Sì. E parlandoci assieme, lui era ad Asiago, era una brutta giornata, e proprio camminando sul Ponte Vecchio. E a un certo punto la cosa incredibile è che mi fa, ci siamo presentati, sì, l'ho riconosciuto, l'ho salutato, e mi ha detto: sa, deve sapere che io ad Asiago pensavo che Bassano del Grappa fosse solamente il Ponte Vecchio, e invece ho trovato una città splendida, una città meravigliosa, di cui parlerò solo ed esclusivamente bene. Per cui siamo orgogliosi di abitare a Bassano, siamo orgogliosi di essere bassanesi, e chi non l'ha mai vista, invito veramente a venirci a trovare, perché ne vale veramente la pena. Grazie, grazie Dora, grazie Luca. Grazie a voi. Buon lavoro a voi, grazie di cuore. Grazie di cuore, grazie. Grazie Luca. Abbiamo, allora, abbiamo Paolo, continua a girare anche, cos'è una... Gli elicotteri che girano. Ma rifermiamoli sui elicotteri. Ah, vedo che sei già microfonato. Bene, allora adesso torno invece insieme con Ilario. Eccoci qua per dare Claro adesso Claudio, un senso, qua, un senso qua al lavoro che stai facendo con Eva. Prego. Allora, Eva, io la mia parte l'ho terminata, lei si deve ancora vedere allo specchio, eppure qua specchi ce ne sono, ma è l'unico punto dove non c'è lo specchio. Allora, eccolo qua, in favore di telecamera, ci siamo un po' divertiti, okay, eccolo, per giocare e disegnare un pochino la sua testa. E poi perché mi piaceva tanto l'idea di poter dare una proiezione, no? A un lavoro che si sposta un po' da un lato e poi disegnato un po' in tutta la testa. E mi piaceva moltissimo il gioco del suo trucco, che poi si spinge con questi, vorrei dire, fili d'erba che abbiamo qua, eccoli qua, questi qua, e così dà un disegno ancora maggiore al suo zigomo. E ecco, grazie tante Eva. E brava Eva, brava, grazie allora, a te Eva. E volevo spendere poi due cose sulla Ilaria, sì, ecco. Poi magari ci torniamo alla fine eventualmente, sì, prego. Ma il trucco è terminato? E quindi vediamo benissimo la differenza tra lato destro e lato sinistro. Non so se magari dalla telecamera vedono meglio se aspetta, tolgo la luce. Mi sposto. Ecco, forse vedete Paolo, meglio, vero Paolo? Sì. Ecco, perciò hai questo, benissimo. Allora vedete come nettamente cambia l'occhio. E poi adesso la Ilaria vi farà vedere quello che potete fare anche voi a casa. Quindi prendiamo la classica normale piastra di casa, se possibile usate comunque sempre quella che sia con regolazione termica in modo da non rovinare i capelli. Poi, cioè, vuol dire? Praticamente ci sono delle piastre che costano pochissimo, d'accordo, okay, e quindi non hanno il termoregolatore. Okay, e bene. Ogni capello ha bisogno di una sua termoregolazione in modo da non rovinare i capelli, perché tutti dicono ma le piastre rovinano i capelli. No, se viene usata la giusta frequenza per non rovinarlo.
Ecco, questo gesto qua, che in modo che si possa vedere la telecamera, guarda un attimino anche la telecamera, Ilaria, bravissima, così, semplice, si gira, ecco, come Ilaria diceva, come la manopola del motorino quando si gira, okay. In modo nel cappello dritto, 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 quando si porta così si tira un po' ed eccolo l'effetto. Ah. Ecco, vedete, quindi vuol dire che anche a casa si può fare benissimo questo gioco semplice, che lo può fare qualsiasi persona, giusto? Cosa dici? Ecco, bravissima. Ecco, tutto qua. Bene. Quindi, giro e poi si tira. Ecco là, si tira, posso si tira il cappello. Posso farlo anche sui miei, allora, ma per quello io prima te l'avevo detto, ma non avevi capito. Io dicevo, i tuoi che tu possa... Eccola. Benissimo. Okay. Torniamo dopo per, quindi, per il film, grazie, grazie, okay? Grazie. Bene. Buona continuazione. Grazie a te. Oh, eccoci qua. Bene, adesso invece torniamo alla musica, torniamo alle canzoni popolari e il ritorno qua insieme con noi nel salone con gli amici degli Storicanti. Ecco che torna Anita con Gianni e con Silvano. Bene, bene, bene. Allora, intanto, perfetto, benissimo, che non l'abbiamo preso prima, lo facciamo adesso. Allora, bentornati per un altro momento musicale, intanto con le immagini che abbiamo visto del ponte di Bassano, e credo, Anita, e credo che, insomma, la cosa nasce anche spontanea, essendo proprio vicini al ponte, non può mai... Ci voleva questo. Ci voleva. Diciamo che è d'obbligo, Anita, ecco. È d'obbligo. Ovviamente stiamo parlando... Del ponte di Bassano. Ecco, non poteva mancare ovviamente giocando proprio. L'hanno cantato tutti i cori, lo cantiamo anche noi questa sera. E vuoi non cantarlo proprio con il ponte dietro le spalle, sarebbe proprio bene. Eccoci qua. E allora, insieme con gli amici degli Storicanti, signore e signori, sulle note famosissime del ponte di Bassano. A voi, grazie. Grazie. Eccole che le rivo, ste belle moscardine, son fresche verdoline, colorino Eghena, colorino Eghena, colorino Eghena. Colorino ghinemo e manco che inserchemo, ma un canto noi faremo al ponte di Bassano sul ponte di Bassano, noi ci daremo la mano, noi ci daremo la mano, ed un bacin d'amor, ed un bacin d'amor, ed un bacin d'amor, per un bacin d'amore succedon tanti guai. Non lo credevo mai, doverti abbandonare, volerti tanto bene, e un giro di catene che mi incatena il cuor, che mi incatena il cuor, che mi incatena il cuor, che mi incatena il cuore, che mi incatena i fianchi. Io lascio tutti quanti
non mi marido più, non mi marido più, non mi marido più. Grazie. Allora, agli Storicanti, Silvano, Anita e Gianni, grazie ancora a voi. Perché noi non hai chiesto da quanto cantiamo? Perché? Io ho cominciato che avevo 5 anni e lui? Ma guarda, non mi sono permesso di chiedertelo perché insomma, non essendo giovane, ho detto, beh, qua tanti anni sarai passai, tanti anni, ma ve lo auguro veramente di cantare ancora per tanti anni e con le belle canzoni popolari, Grazie ancora a voi, un in bocca al lupo per tutto. Grazie allora agli amici degli Storicanti. E allora siamo ormai in addirittura d'arrivo nel finale della nostra trasmissione di questo primo appuntamento, da esterna in una location completamente nuova e in questa prima puntata insieme con Ilario. Vieni qua Ilario, allora andiamo. E intanto colgo proprio l'occasione anche per ricordare a tutti i comitati, a tutti coloro che hanno il piacere di avere la presenza della nostra trasmissione nella propria città, nel proprio teatro, contattate il sito joytv.net e lì troverete tutti i numeri di telefono, le email per scrivere eventualmente per avere la nostra trasmissione nella vostra città, nel vostro teatro. Vedo che c'è Paolo dall'altra parte della regia che ha il microfono. Dimmi Paolo, siamo qua. E allora, come ti è sembrata stasera? Beh, per me è andata bene, Luca. Direi acceso, sì. Direi proprio di sì. Per me è bene, ce lo auguriamo anche per gli amici, soprattutto gli amici che ci hanno seguito da casa. E allora partiamo con questa avventura? Beh, partiamo, ormai guarda, siamo partiti, ma chi ci ferma più, dico io? Ilario era emozionato, e lo era all'inizio della trasmissione. Ma guarda tanto, una cosa che, lo sai che non ho paura neanche di te, quindi... No, grazie, troppo buono, grazie. No, quindi guarda, veramente... Vi ringrazio ancora, è stato bellissimo poter avere qua tutti quanti, ospiti, amici, amici cari, e sempre con la nostra cornice del Ponte Vecchio. E adesso, che vorrei capire, iniziato stasera. Adesso vorrei capire dove mi porterete la prossima volta, dove saremo, in quale location. Lo scopriremo. Se questa è già bella, la prossima deve essere ancora di più. Ancora bella. Allora, vedremo meglio del sarà. Ponte. Ecco Luca. Sarà difficile, però. Sono sicuro che troverete qualcosa. Ti aspettavo al varco. Luca, lo aspettavamo al varco. Luca, lo aspettavamo. Lo scopriremo strada facendo. Canterebbe qualcuno. Benissimo. Due parole finali sul lavoro di Ilario. Allora, di sì, io farei fare il giro un attimino. Scusa, Ilaria. Tanto chiamo dentro anche Vincenzo, Eva, venite qua che eccolo facciamo qua. Saluti finali. Sì, gli sì, amici sì. Degli Storicanti, tutti insieme per il finale della trasmissione. Eccola qua, quindi adesso avete visto che continuando con il gioco che potete fare anche voi a casa, il risultato è questo, e io direi che la modella è da applauso, veramente brava. Brava Ilaria, naturalmente il papà Ilario. Grazie, vi aspetto comunque con il trucco il 23 di ottobre, bravissimo, di mercoledì sera. Dalle 19.30 alle 22.30. La sede del tuo salone a due passi proprio dal Ponte Vecchio. In via Ferracina 14 a Bassano del Grappa, guardate il Ponte Vecchio, trovate anche Ilario, Valentina e Ilario. Simo. Bene, allora siamo proprio nel finale della trasmissione di questo appuntamento con le 9 di sera in questa esterna da Bassano del Grappa. Ringrazio ovviamente la regia di Paolo Alessio, il coordinamento di Marinella Musicante, le telecamere con Alessandro Carraro. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Claudio Prospero l'augurio di una buona serata e di una buona nottata e arrivederci alla prossima settimana alle 9 di sera. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao.